a destra sono gli ombrelloni come li abbiamo sempre visti. Abbiamo una distanza di 3 metri. A sinistra invece ci sono gli ombrelloni dell'estate che arriverà. Questi sono 1, 2, 3, 4, circa 5 metri. Nei lidi pugliesi come questo sono già iniziati i lavori per capire come arrivare al distanziamento balneare. Questo è 4 metri e mezzo da paletto a paletto. E fra i lettini invece quanta distanza ci sarebbe? 3 metri e 10. Un nucleo di 4 persone può stare sotto lo stesso ombrellone? A mio avviso anche 3 nuclei familiari. Non vedo il motivo per cui noi in spiaggia dobbiamo ulteriormente modificare e allargare le nostre distanze. E poi in treno e in aereo basterebbe solo 50 centimetri. Io per esempio come faccio a capire la fine del mio spazio? Adesso vi faccio un segno sulla sabbia, giusto per farvi capire. Delle cime marinare o dei fili ornamentali tra le file degli ombrelloni per delimitare la distanza fra di essi. Qua c'è la sala, quindi circa una ventina di tavoli. Secondo le nuove eventuali norme dovremmo averne la metà. Rispetto ad aprile di un anno fa, quanto avete già perso? Più del 50%. Ma in condizioni normali qui andremo sui 150 ombrelloni. Con una distanza di 4 metri e mezzo quanti dovrebbe ridurre? Il 50%. Quindi da 150 dovrebbe passare a 75 ombrelloni. Sì, avremo difficoltà nel gestire il personale, nel gestire, cioè, chiaramente a dare i servizi e a mantenere la struttura con il personale. Di togliere un ombrellone significa lasciare una famiglia a casa. Sarà un problema serio. Allora, ci faccia capire meglio le spese, facciamo proprio i calcoli. Canone demaniale. Quanto è? Sono 18.500. Rifiuti 18.000. Costo personale 132.000. Con un totale di 230.000 euro. Adesso quindi possiamo iniziare a lavorare. Costa 1.000 euro l'ombrellone, 1.200, quelli sono i conti, sono semplicissimi da fare. Cioè si rischia di andare in perdita. Ma è normale, questo è normale. Metteremo a disposizione tutto quello che c'è, che è possibile per la sicurezza del cliente. E i dipendenti con la mascherina? I dipendenti avranno un protocollo completamente diverso. I dipendenti avranno un protocollo ferreo, dalla misurazione della temperatura, mascherina, guanti. 40 gradi d'estate sembra un po' difficile, sì. Immaginare i dipendenti. Per loro, poveretti, sì. Non sarà l'estate degli altri anni, eh.